Ciao ragazze, ciao a tutti. Allora, sono le 23:30 e non voglio rischiare di svegliare i miei ometti. Allora, oggi mi è arrivato l'ordine di Obi perline e ho ordinato un po' di perline nuove, tra cui le Gem Duo, che devo dire sono fantastiche. E ho realizzato questo modulino. Tra l'altro ho ordinato anche queste gocce che sono una roba meravigliosa. Eccolo qua, spero si veda. Perché qua in cucina ho una luce gialla. Eccolo qua. Allora, il materiale necessario per poter realizzare questo modulino sono, allora, un Rivoli da 14 mm, Gem Duo, la goccia, cipollotti 3x4 mm, Rokai Miyuki 11, 8 e 15,0. Allora, il primo passaggio da fare per l'incastonatura è quello di inserire per 6 volte sul lago una rocaille 8-0 alternata a 3 rocaille 11-0. Quindi, metti a fuoco questa sequenza qui, dobbiamo ripeterla per 6 volte, dopodiché chiudiamo a cerchio e facciamo il nodino. Allora, una volta chiuso a cerchio, dobbiamo uscire da una 8-0 e lavorare a pagliote. Con le 11.0 metti a fuoco. Ok, allora uscendo dalla 8.0 inseriamo sul lago una 11, saltiamo la perlina successiva e ci inseriamo in quella ancora dopo. Quindi così. Forse c'è troppa luce. Vediamo un po' adesso. Ok, allora quindi dobbiamo lavorare a peyote con le 11.0 partendo sempre dalla 8.0. Facciamo questo per tutto il giro. Una volta effettuato il giro a peyote con le 11, dovremmo fare la stessa cosa con le 8.0. Quindi usciamo da una 11.0 di quelle sporgenti e ci inseriamo nella 11.0 successiva. Facciamo questo passaggio per tutto il giro. Una volta effettuato il giro con le 8.0, il passaggio successivo sarà il seguente: aggiungere 3.8.0 sul lago e rientrare all'interno della 8.0 dalla quale stiamo uscendo e rientriamo anche nella 8.0 successiva. Uscendo dalla 8.0 successiva, prendiamo due rocaille 8.0 e ci inseriamo nella 11 della tripletta, nella 11 laterale della tripletta inserita. Rientriamo nella 8 dalla quale siamo usciti. Ecco di nuovo inseriamo, quindi dobbiamo uscire dalla 8.0 successiva, poi se riuscite a farlo immediatamente meglio. Quindi aggiungiamo ancora 2.8.0, ci inseriamo nella 8.0 laterale e nella 8.0 dalla quale stiamo uscendo e passiamo poi successivamente anche nella successiva 8.0. Facciamo questo per tutto il giro e vedrete che il lavoro comincerà ad incurvarsi e pronto ad accogliere il nostro Rivoli. Allora, arrivati all'ultima 8.0, quindi questa qui, non dobbiamo aggiungere due rocaille 8.0, bensì entrare all'interno della 8.0 della prima tripletta, prendere una 8 e rientrare nella rocaille 8.0 della tripletta precedente e rientrare all'interno della 8 dalla quale siamo partiti. Vedete che si è formata la coppettina. A questo punto uscite da una 8-0 di quelle esterne, queste qui. Oh. Allora, a questo punto inserite il Rivoli a testa in giù e iniziate a passare all'interno di tutte le 8-0, stringendo benissimo il lavoro.
Allora, una volta incastonato, il Rivoli risulterà così. Le 8-0 non farò abbastanza largo, per cui dovete passare più volte all'interno delle perline per poter stabilizzare il tutto. Allora, usciamo da una 8-0 di quelle laterali. Quindi, questo qui. Aggiungiamo una gem duo in questo verso, quindi con la gobbetta rivolta sul davanti. E ci inseriamo nella 8-0 successiva. Così dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro. Una volta aggiunte tutte le gem duo, non preoccupatevi se non sono stabili, si stabilizzeranno man mano che andiamo avanti con la lavorazione. Allora, usciamo dal foro basso di una gem duo. Inseriamo una 11-0 e ci inseriamo nella gem duo successivo, sempre nel foro basso. Dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro. Una volta aggiunte tutte le 11-0, ci troviamo ad uscire dal foro alto di una gem duo. Inseriamo sempre con la gobbetta rivolta sul davanti una gem duo e ci inseriamo nella gem duo successiva. Ecco qua. Allora, adesso dobbiamo aggiungere un cipollotto 3x4, quindi 1, 2, 3, 4, 5 cipollotti 3x4. Qua aggiungiamo, quindi sotto dobbiamo aggiungere una gem duo e di nuovo cipollotto, 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 cipollotto. Adesso dobbiamo fare un ulteriore passaggio per stabilizzare ulteriormente le nostre gem duo. Uscendo dal foro alto di questa gem duo, quindi quella vicino all'apice, dobbiamo aggiungere una 15-0 ed inserirci nel foro basso della gem duo di punta, in modo da stabilizzarla. Un'altra 15. E ci inseriamo nel foro alto della super duo laterale, ecco qua, in modo da stabilizzare la gem duo. Adesso, uscendo da questa gem duo, dobbiamo aggiungere sul lago 3 rocai 15-0 ed entrare nella rocai 11-0 che abbiamo messo all'inizio. Quindi quella che si trova sulla base. Ecco qua. Aggiungiamo altre 3, 15, 0 e rientriamo nel foro alto della gem duo successiva. Ecco qua. Si viene a creare anche questa sorta di decorazione. Allora, dobbiamo fare questo passaggio fino qui, dopodiché anche a livello della gem duo di punta aggiungiamo una 15 qui e una 15 qui e dopo continuiamo con la decorazione lateralmente. Una volta fatte tutte quante le decorazioni, dobbiamo trovarci ad uscire dal foro alto della gem duo di punta. Aggiungiamo sul lago una 15 e 4 11. E ci inseriamo nel cipollotto. Tra un cipollotto e l'altro adesso aggiungiamo 3 11 0. Andiamo a fare questa sorta di decorazione. Lo facciamo sia di qua e anche di qua, arrivati all'apice. Arrivati a questo cipollotto, dobbiamo aggiungere 4 rocai 11 0 e una 15 e entrare nella gem duo. Usciti dalla gem duo, aggiungere una 15 e 4 rocai 11 0 e rientrare nel cipollotto, dopodiché aggiungere 3 rocai 11 0 tra un cipollotto e l'altro. Allora, una piccola correzione. Tra un cipollotto e l'altro
Dovete aggiungere 4 rocai 11-0. Giunti all'ultimo cipollotto, dovete aggiungere 4 rocai 11-0 e una 15 e entrare nell'aforo alto della Gem Duo. Puoi uscire dalla Gem Duo, inserire una 15 e 4 11 e rientrare nel cipollotto. Dopodiché inserire nuovamente 4 rocai 11-0 tra un cipollotto e l'altro. Spero di essermi spiegata. Allora, una volta aggiunte tutte le perline, dobbiamo fuoriuscire dall'ultima rocaia. Scusate ragazze, ma stasera il filo mi sta facendo impazzire. Allora, una volta aggiunte tutte le perline, dobbiamo fuoriuscire dalla 15-0 prima della Gem Duo. Metti a fuoco. Ok, non vuole proprio saperne di mettere a fuoco. Allora dobbiamo uscire dalla 15-0 prima della Gem Duo, aggiungere 2 rocai 11, una 8, la goccia e 3 11, rientrare all'interno della goccia e della 8-0. Ecco qui. Aggiungiamo altre 2 11-0. E rientriamo nella 15 dall'altra parte. Adesso attraversiamo tutte le perline, arriviamo qui dove andremo a costituire il cappietto per la monachella. Allora, giunti dall'altra parte del lavoro, quindi usciamo dalla 15-0 prima della Gem Duo, aggiungiamo 7 rocai 15, 4, 5, 6. 7 e ci infiliamo nella 15 dall'altra parte. E si sarà costituito così il cappietto. Allora, una volta fatto il cappietto, ho messo la monachella, sono ripassata nelle varie perline per rinforzare il tutto e l'orecchino è così terminato. Come vedete non è dritto, ma è leggermente a cupoletta. Allora, devo dire che queste Gem Duo sono veramente delle perline fantastiche perché non è la classica perlina monocolore, ma dà quel tocco, quel brio in più alla creazione. Peccato che ne ho prese, ho preso soltanto questa colorazione, ho preso un turquoise e un nero. Avrei potuto prenderne di più, vabbè, fa niente. Molto carini, naturalmente con questa luce non si vede, non si può apprezzare totalmente la bellezza di questi orecchini, mi piacciono tanto, sono eleganti. E niente, ragazze, adesso vado a letto perché è passata mezzanotte, sarà l'una, mi sa. E niente, spero di vederne realizzati in tanti. E niente, alla prossima, buonanotte. Ciao ciao.